Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. Se non sapete di che cosa si tratta, andate a vedere giù in info box perché lì ho spiegato tutto. Comunque un tag che è stato ideato dal canale Libridine consiste in 30 domande, ma a differenza degli altri tag non si risponde a tutte le domande insieme in un unico video, ma una domanda al mese per 30 mesi, quindi è un tag che ci tiene insieme per un po' di tempo. La domanda di oggi è: qual è un libro che hai letto da piccola? Dunque, io da piccola non leggevo granché, diciamo che non leggevo quasi nulla, però ogni tanto leggevo dei libri di fiabe, più che altro mi piaceva farmeli leggere da mia nonna o da mia mamma, però ogni tanto anch'io mi mettevo a sfogliare dei libri e magari a leggere qualcosa. L'unico libro che io ho letto da sola e che sfogliavo molto spesso e che leggevo magari anche più volte in una settimana è questo, Le favole della Fontaine. Eccolo qui. Questo è un libro che io spesso leggevo, sfogliavo, lo guardavo le figure, leggevo la fiaba e queste favole hanno la particolarità di essere molto brevi perché sono quelle favole classiche, tipo ad esempio le favole di Esopo, la volpe e l'uva, la cicala e la formica, il lupo e l'agnello, quelle favole diciamo che hanno la morale ben chiara e percepibile. E io lo leggevo veramente volentieri, quindi questo era un libro che mi piaceva e che ho letto quando ero piccola. Vi faccio vedere un pochino com'è all'interno. Queste sono le figure. Questa, ad esempio, è la volpe e la cicogna come favola. Poi un'altra, questa la gallina dalle uova d'oro, vedete che sono abbastanza brevi e ovviamente c'è l'illustrazione a fianco. Questo era proprio un libro che io leggevo molto spesso, molto volentieri, lo avevo spesso tra le mani, quindi mi piaceva veramente tantissimo. E pensate che questo libro negli anni 80, perché stiamo parlando di quando io ero piccola, quindi negli anni 80, costava 8.000 lire. E devo dire che 8.000 lire negli anni 80 non erano così poche, quindi era un libro che costava anche abbastanza. Non vorrei sbagliarmi, però 8.000 lire negli anni 80 non era sicuramente un libro dei più economici. Però a me piaceva veramente tanto, quindi chiunque abbia speso i soldi per questo libro e per regalarmelo li ha ben investiti perché lo conservo ancora ed era comunque uno dei miei libri preferiti. Quindi insomma questa è la risposta alla domanda del tag di oggi, non c'è molto altro da dire perché come sapete questo è un tag abbastanza veloce nelle risposte ma che si prolunga nel tempo, quindi è proprio questa la caratteristica. Io come al solito vi invito a fare questo tag se vi piace leggere perché comunque vi porta a riflettere, a fare delle considerazioni particolari perché il fatto di rispondere una volta al mese comunque vi fa pensare alla risposta per più tempo rispetto ai classici tag che si fanno in cui si risponde subito. Quindi io invito tutti i lettori a fare questo tag. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.